hybrid fish. Si tuffa nel mare, la sfida sul futuro del cibo. Dopo le fettine di pollo coltivate in provetta, dai laboratori arrivano anche i primi tranci di pesce, senza cattura né uccisione di animali. A crearli è una startup americana che ha scelto Singapore come quartier generale sia per la grande richiesta di prodotti ittici dall'Asia, sia per le leggi locali che agevolano le innovazioni. Ho lavorato nel settore tradizionale della pesca e mi sono reso conto dei problemi che rischiano di distruggere una delle maggiori fonti di nutrizione per il mondo. La presenza nel ciclo alimentare di microplastiche, metalli pesanti, inquinanti industriali o antibiotici, insieme al rischio di estinzione di molte specie dovuto al cambiamento climatico o all'eccessivo sfruttamento delle reti. La soluzione arriva da un gruppo di ricercatori che, in un ambiente sterile, replicano lo sviluppo naturale delle cellule a partire da appena mezzo grammo di tessuto. Cresciamo le cellule in un contenitore per trovare quelle che producono muscolo e grasso. Una volta identificate, le coltiviamo dentro una serie di bioreattori fino a strutturarle secondo la migliore qualità e il miglior sapore possibile. L'impasto ottenuto viene così spedito in Israele e trasformato in una sorta di inchiostro biologico. Qui, dentro una stampante 3D, strato su strato, si assembla la porzione pronta per l'assaggio. Al momento, per ragioni di costi, diluita con ingredienti vegetali. Ma come si fa a dare al prodotto finale lo stesso gusto del pesce fresco? E qui entra in gioco l'intelligenza artificiale. Tutti i sapori del cibo derivano da specifiche combinazioni chimiche. Grazie ai nostri algoritmi simuliamo le varie miscele al computer per riuscire a mappare le sostanze di cui si nutrono le cellule, come i diversi tipi di alghe. In più mimiamo la presenza del mare con un liquido di acqua salata ricreato a emulazione degli ecosistemi in cui vivono le varie specie. Tre, in particolare, quelle su cui si concentra la sperimentazione: anguille, dentici e tonni, con l'obiettivo, già a partire dal prossimo anno, di servire il pesce in provetta nei menù di tutto il mondo. Ma è proprio qui a Singapore che l'avventura del cibo coltivato in laboratorio ha visto il suo debutto in un locale pubblico, un piccolo ristorante sulle alture della città-stato, dove preparano la carne di pollo coltivata messa a punto da un'azienda americana che abbiamo incontrato a San Francisco. Noi coltiviamo la carne perché oggi gli allevamenti intensivi non hanno nulla di naturale. Con i polli che vivono in spazi ristretti, imbottiti di antibiotici, ingegnerizzati per sviluppare petti enormi e uccisi dopo 45 giorni. Il tutto col rischio di un passaggio di virus tra animali e uomo. In più si usa un terzo del suolo nel mondo solo per produrre il foraggio con cui nutrire gli animali, con enormi consumi di acqua e di alberi delle foreste. La nostra invece è una carne sicura, sana, sostenibile e con lo stesso gusto di quella convenzionale. È ciò che ha più senso per il nostro futuro. Ma al palato che gusto ha questo petto di pollo che nessuno ha macellato? L'esterno è fritto, quindi ha un sapore gradevole, l'interno è compatto, è assolutamente indistinguibile da un pollo convenzionale e dal punto di vista del gusto vuol dire che è buono. Il verdetto tra i tavoli è piuttosto unanime. L'ho trovata deliziosa. È molto buono. Per me somiglia più al gusto del tacchino, ma mi piace. Oggi, nella macelleria attigua al ristorante, le carni coltivate occupano una piccola vaschetta in mezzo a un bancone pieno di fettine e insaccati convenzionali. Ma il proprietario è convinto che presto le cose cambieranno. Nel giro di una ventina di anni venderò soprattutto questa nuova carne. La coltiveremo in zona e io la servirò marinata, sotto forma di bistecca o salsiccia, insieme sempre alla carne tradizionale. Nessuna opposizione qui a Singapore tra vecchi e nuovi metodi.
E coltivare il cibo non compromette la tradizione, ma anzi la preserva, senza mettere a rischio le specie, perché se il pesce si estingue, è anche la tradizione a scomparire.